Buonasera, bentrovati per questo appuntamento di stasera con. Stasera è giovedì 9 ottobre. Allora, stasera ci occupiamo, al solito, il segmento iniziale affidato alla presenza di Andrea Mezzogiorno, dovrebbe essere con gli altri amici, ma stasera mi pare che è solo. Al E momento, benvenuto Andrea, intanto, va bene così. grazie, buonasera. Poi proseguiremo con il punto di vista medicinale, quindi stasera parleremo del primo re dei Siculi, della prima aspirazione politica di questa nostra terra, del Calatino. Stiamo parlando del V secolo a.C., quando c'era il re Ducezio. Ne parliamo con Massimo Porta e poi faremo un'ampia pagina dedicata al 150° anniversario della presenza nella nostra realtà. Stavo dicendo cittadina caltagironese, no, ma voglio dire uno dei licei più prestigiosi d'Italia, certamente annoverabile tra quelli più importanti. Sto parlando del Segusio, che proprio oggi ha aperto i festeggiamenti per il 150° anniversario della fondazione. Sarà una pagina che curerà Enzo Nicoletti. Allora, andiamo con ordine. Ben ritrovato di nuovo Andrea Mezzogiorno. Ecco, consigli comunali non ce ne sono No, in questo siamo in momento, pausa. non si sa cosa stanno Pausa, facendo, sì. ma la politica che cosa sta dicendo in questo momento? La politica tace. Tace. Cioè, probabilmente non c'è niente, No, no? ma il dibattito c'è sempre, però non è che ci siano argomentazioni Sto parlando di particolari. politica cittadina di Cittadina, Caltagirone, ecco. sì. Non c'è C'è, niente possiamo dire che c'è stata presentata una mozione da parte del gruppo di Forza Italia, una mozione per quanto riguarda la SIE, una richiesta, una presentazione che riguarda la richiesta di, diciamo, di riassorbire il servizio al comune, al comune. Sì. così come sta facendo Gran Michele, Sì. Poi praticamente. un'altra notizia, l'ho letta anche su un comunicato stampa del PD, che ha chiesto al sindaco di costituirsi parte civile al processo che si sta aprendo nei confronti di persone che sono stati, diciamo, colpevoli comunque, presunti colpevoli di estorsione nei confronti di un agricoltore. Quindi anche qui c'è una richiesta ufficiale da parte del PD. Per il resto, diciamo che c'è una lamentela diffusa nei confronti dell'amministrazione comunale. Perché? Non a caso in Come? questi giorni la prova è, dici, ma perché, com'è che è uscita una scritta di 20 metri in un muro in Viale Europa, prontamente cancellata, ma che c'è una bella scritta, insomma, che Che richiamava. cosa c'è? La scritta era "Buon anno". Non so se lo posso dire, tipo, non vorrei Non so cos'è, però dillo, cosa c'è la rischiare. scritta? Una scritta contro il sindaco, ecco, diciamo così. Una E scritta come contro il sindaco. mai questa E per cosa? dire, quando ci sono queste iniziative, significa che il disagio è già diffuso e quando si arriva al punto di scrivere una frase lunga 20 metri su un muro, l'hai presente il muro alla fine di Viale Europa? È quel muro di Quello fronte. che fu rotto Fu, da. sì, quello Ah là, ma che. quando è che non l'ho visto? È durata, questa scritta è durata 2 ore, dopodiché prontamente servizio immediato, efficienza assoluta Meno cancellata. Per male, per queste cose funzionano con questo abbiamo l'efficienza. visto Il celerità, tempismo c'è, diciamo. tempismo. Facciamo i complimenti all'amministrazione. Possiamo fare i Certo, complimenti? per In avere questo caso cancellato facciamo i subito. complimenti all'amministrazione. Doveroso, mi sembra, giusto? E come mai questi cittadini? Ma era un partito che aveva scritto oppure No, no, qualcuno no, 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 autonomamente? io l'ho vista io la scritta, ma non so, Ma era diciamo, l'autore, di giorno? sì, di giorno, pieno giorno, poi nella mattinata è stata cancellata da un operatore, un operaio del comune, quindi simpatica, diciamo, questa cosa. Quindi per E cosa dirti, c'era scritto? c'era scritto "Buon anno, lurdo come l'Europa". Non ho capito. Lurdo come l'Europa, proprio scritto lurdo come Come l'Europa, l'Europa. come l'Europa. Però Vabbè. se vedi Sarà Europa, un antieuropeista. sì, sarà un'Europa, però è rimasto.
Sì, però dico, ripeto, è una frase, Che diciamo non così, dice niente, dai, non dice niente. assolutamente, no, spero che non si offenda il sindaco di No, ma questa, figurarsi, dai, non c'è assolutamente, niente di per così offensivo. poco, insomma. Poi c'era una accoppiata assieme all'Europa, quindi diventa una cosa importante. Europa era bella, Europa. Niente, Allora, che ci racconti per il stasera? resto io mi sono cimentato allo studio del bilancio, non è stata una Quale bilancio? passeggiata, bilancio comunale. C'è un bilancio comunale, C'è un scusami. bilancio comunale, io non sono laureato in In che economia e senso c'è un commercio, bilancio ma comunale? Io so che non c'è un bilancio comunale. Stanno predisponendo un bilancio sì, triennale. bilancio, quello che ho letto io è un bilancio trasmesso al Ministero, Ah, bilancio quindi riequilibrato quello che è stato, 2012-2013 quello e questi che poi il Ministero non ha ritornato indietro parleremo per dire invece fatelo per 3 anni. un po' di alcuni Col dati decreto Salva presenti, Roma, sì, ho capito. Vabbè, quindi diciamo un'ipotesi di bilancio. mi sono dilettato allo studio del bilancio, insomma, non devo dire la verità, il bilancio è una fotografia dell'amministrazione, dà tante informazioni perché esistono anche degli indici finanziari che ti danno delle informazioni, proprio uno studio, ci sono proprio degli indici particolari che ti danno proprio delle risposte, anche ti evidenziano alcune situazioni. Quindi ho trascorso un po' di tempo, anziché leggere un libro o altro, giornali, Questo è onesto. mi È sono. importante tenersi Sì, allenati, no, dai. anche perché vogliamo capire. Cioè, noi cittadini vogliamo capire. Io, ripeto, non sono un esperto, sono un semplice cittadino ribelle, magari che ha sfiduciato il sindaco, però ho avuto anche, diciamo, mi sono preso questo impegno di studiare, ma più che altro anche per quanto riguarda le tasse, no? Il 16 ottobre noi abbiamo un Sarà un appuntamento, i salasso, cittadini certo. hanno un appuntamento, è la TASI. La TASI che è stata approvata nello scorso Consiglio Comunale. Già qui Una tassazione molto alta, diciamo, una tassazione molto alta. molti cittadini si lamentano perché sono, diciamo, somme non messe in conto, però che comunque bisogna, insomma, affrontare la spesa, pagarle, perché è a tutti gli effetti una imposta, quindi bisogna ottemperare a quanto previsto dalla normativa. Diciamo che partiamo dal bilancio, attenzionando il bilancio, guardando il bilancio, anzi voglio fare diciamo, una premessa. Noi siamo partiti, ho iniziato questi appuntamenti partendo dalle proposte, dal progetto, dal programma di rilancio di Bonanno. Abbiamo elencato alcune iniziative. 10, che sono città digitale, città ecologica, turismo, crociere, eccetera, eccetera, eccetera. Beh, abbiamo dimostrato che un'iniziativa di quelle proposte il 30 marzo 2014 non sono state attuate. La scorsa volta ho evidenziato invece l'impegno per quanto riguarda le opere pubbliche. E anche lì abbiamo dimostrato, insomma, come emittente, che su un finanziamento già approvati di 60 milioni circa, il A malapena sindaco sono state spese 15 milioni. 15 milioni. Impegnati, non A spese, fronte, impegnati. no, spese perché già i lavori alcuni sono completi, a fronte di 150 milioni nello scorso, diciamo, quinquennio. Questa è la differenza. Ecco perché c'è crisi, ecco perché gli edili non lavorano, ecco perché c'è una situazione di stallo, di economia. Il bilancio mi dà altre informazioni, perché tutte queste cose sono legate per dimostrare che cosa? L'incapacità e l'inefficienza dell'amministrazione Bonanno. Lo dico pubblicamente, l'ho detto tante volte, ma stasera lo dico proprio con una specificità, Cognizione di causa. cognizione di causa. Tutto parte dal discorso della dichiarazione del dissesto, che anche qui ancora dovrà dimostrare se effettivamente c'era l'esigenza o è stato un capriccio politico. Qui ancora questa cosa qua bisogna anche perché quello che stiamo andando a pagare noi cittadini deriva da questa scelta. L'unica scelta importante che ha fatto il sindaco di Caltagirone è stata la dichiarazione del dissesto. La dichiarazione del dissesto ha portato all'innalzamento
della tassazione e delle imposte locali. E arriviamo al bilancio. Se noi raffrontiamo il bilancio 2011, 2012, 2013, noi possiamo vedere che la tassazione si è raddoppiata. Se prima c'erano circa 13 milioni, esattamente ve lo dico qua, come entrate tributarie, entrate tributarie anno 2011 14.251, anno 2012 11.648, anno 2013 è stato l'anno della dichiarazione del dissesto 24.751, cioè il doppio, quasi il doppio rispetto all'anno precedente, al 2011. È vero che i trasferimenti poi statali sono diminuiti perché c'è un decentramento statale. Se prima si pagavano tasse allo Stato, adesso un po' l'autonomia fiscale è passata ai comuni. Questo gettito è tutto a carico dei cittadini. Questo cosa significa? Significa che l'amministrazione ha fatto la scelta di riequilibrare il bilancio attraverso l'imposizione fiscale, che è prevista dalla normativa per quanto riguarda il dissesto. Però quello che non hanno detto in Consiglio Comunale è che adesso io stasera dirò, poi magari sarò smentito dall'amministrazione, cioè nel momento in cui l'amministrazione aveva il dovere di aumentare la tassazione, non è detto che praticamente non poteva creare delle barriere, degli scaglioni, delle riduzioni speciali. Certo. Infatti, per quanto riguarda l'addizionale IRPEF, si è passati da 0,6 a 0,80 e fin qua ci sta, siamo arrivati a 0,80. Ma è stata tolta la barriera dei 19.000 euro di reddito. Questa cosa è passata inosservata quando fu approvata. Tutelava le fasce più deboli. Che tutelava le fasce 19.000 euro in meno. Il momento in cui è stata tolta 19.000 euro indietro, significa che pagheranno quelli da 8.000 euro in su. Ora, non so se 8.500 è il limite minimo dove non si pagano le tasse. Cioè, tutti. Ecco perché molti pensionati, molti impiegati che magari avevano un piccolo reddito hanno dovuto pagare quella differenza di 30, 40. Cioè, ma come, io non ho pagato mai, adesso la pago. Questo. Chi mi dice che l'amministrazione aveva l'obbligo, perché dichiarato dissesto finanziario, di togliere la barriera? Assolutamente questo non è vero. Non è vero. Che come prima delibera, nel momento in cui c'è il dissesto, la prima però delibera, non tutte le delibere, ogni volta che c'è un discorso fiscale bisogna portarle tutte al massimo, la prima delibera è quella che si porta al massimo, ma con tutto il discorso del massimo, la normativa parla ben chiaro, cioè che praticamente il potere di decidere comunque resta sempre al comune, all'amministrazione, di fare le riduzioni, di fare tutto. E questo, non, questo di qua io lo posso anche provare anche col discorso di Alessandri. Alessandri ha approvato la IUC, ma al massimo sì, ma ha creato delle barriere, ha creato delle agevolazioni, ha creato delle riduzioni. Questo che cosa significa? In sintesi, che il bilancio o comunque l'amministrazione di Caltagirone è commissariata dal Ministero degli Interni. E commissario a Caltagirone non è altro che il Ragioniere Generale, cioè perché le decisioni del Ragioniere Generale passano direttamente ai cittadini, non passa da una mano politica, perché la mano politica poteva anche evitare questa situazione, sì, di disagio, di aumento al massimo, ma poteva creare anche degli scaglioni, delle riduzioni, delle barriere, cioè delle soluzioni. Questo era un discorso politico, cioè la politica poteva attenuare. Troppo bello riequilibrare i bilanci con il massimo della tassazione. Adesso noi ci troviamo una rigidità nelle entrate del bilancio, perché il 75% delle entrate della nostra, del nostro comune sono dovute
a tributi e tasse, il 75%. E vogliamo dire che pagano tutti queste imposte? Pagano tutti? Se è vero come è vero che l'ICI e la TARSU, l'ICI nel 2011 o nel 2010, e la TARSU, e si è arrivata addirittura al 50% del pagamento, significa che si creano dei buchi. Noi stiamo rischiando di creare altri buchi. Stiamo rischiando di creare altri buchi. Perché questo? Perché è vero che la normativa per quanto riguarda la dichiarazione del dissesto prevede di intaccare sulle entrate, quindi l'innalzamento, ma prevede anche di intaccare sulle spese. Bene, l'amministrazione Bonanno non ha intaccato sulle spese, ha mantenuto le spese correnti costanti dal 2012, addirittura nella programmazione 2014, 2015, 2016, le spese correnti sono costanti. Che cosa significa questo? Che era la prima cosa dopo il dissesto da ridurre? Questa è la prima azione. Se non vuoi a tutti gli effetti dare un carico fiscale ai cittadini o comunque creare delle compensazioni, ti porto un esempio con la TARSU. No? Ad Alessandria hanno applicato una riduzione per quelle case che si trovano in zone con problemi idrogeologici o in altre zone dove c'è un alto tasso praticamente di rifiuti. Io ti porto un esempio, stasera ne parlavo anche con un amico, in via Balatazze, dove non c'è la pubblica illuminazione e non si fa manutenzione alla strada, secondo te non meriterebbero una riduzione, anche minima, anche il segnale politico? Perché? La TASI, ecco, per spiegare ai cittadini che cos'è. Allora, la IUC è l'imposta unica comunale, che è formata da l'IMO, che è una tassa patrimoniale, e poi da due tasse sui servizi, TASI e TARI. La TARI corrisponde alla tassa sui rifiuti ed è a copertura al 100% del servizio. Già questa è copertura. Il Caltagirone mi pare che è oltre il 100%. 102, l'altra volta addirittura risultava 102. 107, la TASI, 107. La TASI è tassa per i servizi indivisibili. E il Consiglio Comunale ha deciso che i fondi che si andranno ad incamerare dal pagamento serviranno per delibera, per impegno del Consiglio Comunale e su proposta della Giunta, per la pubblica illuminazione e per la manutenzione delle strade. Quindi adesso io dico ai cittadini che dal giorno 17, il momento in cui abbiamo pagato noi la TASI, abbiamo il diritto di chiedere strade sicure, strade pulite e che la ditta che si occupa della pubblica illuminazione venga pagata puntualmente, perché questo è l'obiettivo della TASI, intervenire in una percentuale alta, che addirittura del 62-63% per quanto riguarda il pagamento delle prestazioni di servizio pubblico illuminazione con la ditta che è la ditta Azzolina, e addirittura 400.000 euro sono previste per la manutenzione delle strade. Quindi noi come cittadini avremo il diritto di non trovare più buche, erbacce per le strade. Cioè questo ora noi dai cittadini lo dobbiamo sapere, lo dobbiamo anche far capire, che nel momento in cui paghiamo una tassa, una imposta, abbiamo il diritto di ricevere servizi. E in particolare, siccome la TASI è stata inventata per non si dire che bisognava pagare l'IMO, si è inventata sta TASI, e quindi il 2,5 per mille servirà esclusivamente, perché così, per la pubblica illuminazione e per la manutenzione. Quindi dal giorno 17 preparati che noi avremo strade pulite, strade senza buche, perché è un diritto averle adesso. Vabbè, gli deve dare il tempo che facciano gli interventi, però dai. Ah sì, vabbè, gare d'appalto, vogliamo fare lo sciocca, E quindi cosa succede? Succede che ci sono alcuni cittadini che saranno costretti a pagare anche non avendo il servizio. Ho portato l'esempio di alcune abitazioni, perché la TASI colpisce tutte le unità immobiliari. Questo che cosa cosa si vuole fare? Che l'amministrazione, diciamo la verità, è stata la manna dal cielo questa TASI, perché ha coperto i buchi del bilancio. Perché se noi vediamo, in realtà il problema del bilancio non era il 2011, il problema è cominciato col 2012, con l'amministrazione Bonanno, che ha chiuso il bilancio con 6 milioni di disavanzo.
In quell'anno non si sono fatte né scelte politiche, amministrative, tecniche, non si sono fatte alcuna scelta, non si è fatta nessuna scelta. Infatti in quell'anno si sono creati indebitamenti e debiti. I debiti... Ma anche nel 2013, dai. Sì, da lì poi per riequilibrare il tutto... riequilibrare il 2012 e giustamente nel 2013 si è alzata al massimo l'imposizione fiscale, al massimo diciamo siamo in dissesto, no, ma servirà perché praticamente dobbiamo coprire il danno fatto nel 2012. Nel 2012 sì, i cittadini devono saperlo, che secondo me, da non esperto, il 2012 può essere che dovesse anche un anno di dissesto, cioè di come le risultanze sono, è così. Così, e il danno è il 30 ottobre 2012, quando il sindaco ritira dal Consiglio Comunale il varo delle nuove tassazioni che volevano votare anche le opposizioni. Lui le ritirò, ma so che di questo c'è una procedura alla Corte dei Conti. Quindi. Io, guardando i dati, verifico che abbiamo il doppio della tassazione con minori trasferimenti statali, le spese sono costanti e io faccio ora questa domanda: e se praticamente i cittadini continuano a non pagare perché non hanno la possibilità, perché magari non come è accaduto con la tassa sui rifiuti che è al 50%, certo, con altre tasse locali, cosa succederà? Si creeranno i buchi. Si creeranno i buchi, perché è vero che le entrate tributarie garantiscono un'autonomia finanziaria, teoricamente, ma è anche vero che c'è il rovescio della medaglia, che se il momento in cui il bilancio è stato fatto con quelle entrate e non entrano, noi ci troveremo poi ad avere dei buchi di bilancio. Ma questo qui ora, siccome il Ministero degli Interni ha dato 60 giorni di tempo, quindi a fine novembre, devono presentare un bilancio riequilibrato per il 2012 e il 2014. Per il triennio, col decreto Salva Roma. Quindi là dovranno dimostrare che i numeri ci sono. Ora, sento in giro che ci sono milioni e milioni che stanno arrivando in città, diciamo. No? Anche questa, ecco, tra le varie cose che ho guardato, chiaramente ho visto sul Sole 24 Ore che sono stati assegnati al Comune di Caltagirone 15 milioni di euro. Ma per ma pagare, non sono regalati. No, per pagare, perché per pagare i debiti della pubblica amministrazione 2012 e 2013, cioè è una situazione, cioè, non lo so se definire, non sono i debiti del comune e della pubblica amministrazione, cioè sono imputabili al comune, ma non risolvono il problema debitorio del comune. No, quello poi è un altro, no. Stiamo parlando del pagamento dei fornitori, cioè il decreto 35, anno 2012 e 2013. Sono stati messi in bilancio. Questo poi, anche questo c'è, perché poi spunto anche debiti fuori bilancio. Dico, perché i cosiddetti debiti fuori bilancio che arrivano in consiglio e non vengono esitati, sono impropriamente definiti debiti fuori bilancio, perché non sono calati a bilancio, escono soltanto fuori dai cassetti. È diversa la cosa. Sì, ma... però la situazione è questa. Cioè, io mi ricordo, ho ascoltato addirittura le interviste durante la campagna elettorale. Il sindaco Bonanno condannava il precedente sindaco Pignatà. Ma questa è preistoria, lasciamo stare. Non è preistoria, però lo condannava per i debiti. Cioè, lui sta facendo un debito per pagare i debiti negli anni dell'amministrazione 2012-2013, che sono anni amministrazione Bonanno. E prima non voleva farle. Perché parliamoci chiaro, perché poi gli indici poi ti danno anche diciamo delle indicazioni. Nel momento in cui noi ci mettiamo a fare dei mutui e dobbiamo pagare le rate, queste rate sommate al personale ci danno l'indice della rigidità sulle spese e noi siamo già ai limiti per quanto riguarda questo parametro, questo indice finanziario. Per non parlare addirittura che noi queste tasse, questo innalzamento delle tasse ci è servito per riequilibrare il tutto, ma ancora c'è da definire la situazione del 2011 e anni precedenti, che anche lì si ipotizza un mutuo
in parte per pagare i debiti e in parte attraverso l'alienazione di immobili. Anche lì ci sarà un mutuo, quindi noi ci troveremo ad avere un 40-50 milioni di euro di mutuo per pagare debiti per 20, per 30 anni. Ora, arrivano degli sms, posso leggere per alleggerire oppure concludi il periodo? No, vai, io sì. Ma questa amministrazione non ha capito che manca poco per una rivolta? Mi pare di no, perché dalle enunciazioni tutto sta andando al meglio, tutto sta cambiando. Ma io mi domando e dico, ma ogni qualvolta il sindaco ha inviato il bilancio al Ministero con conseguenza di rinvio, ma al Ministero non si rendono conto che c'è qualcosa che non va? O sono tutti orbi? Aspettate un po'. Confermo in pieno l'analisi di Andrea Mezzogiorno. Nelle periferie non servite, quindi non luce, non acqua, non isole ecologiche, eccetera, ed anche in presenza di redditi minimi si continua a massacrare i cittadini e si continuano a massacrare i cittadini e le imprese. I sostenitori del sindaco più bello del mondo continuano a chiedere tempo affinché il sindaco possa capire cosa fare. Un po' di tempo, 2 anni non gli sono bastati, ha avuto ben 730 giorni per capire dopo la sua elezione. Aspettiamo che finisca la mortadella. Vabbè, questi sono alcuni messaggi. Prego Andrea, scusa. A proposito di rivolta, c'è stato un forte segnale da parte dei cittadini. Sono stato uno dei protagonisti nella raccolta insieme a te, insieme diciamo, a Rosario, a Pietro, a Ferrara. E c'è stato un segno forte, ma il sindaco non l'ha capito. Migliaia di firme certificate da un notaio. Ma questo non l'ha capito. Lui vive in un altro mondo, vive in un'altra, non lo so, in un'altra, un altro pianeta, non lo so, non ha capito. Ma il problema è che di fronte a questa situazione di tassazione la gente si lamenta ma non reagisce come dovrebbe. Se no questa scritta che è stata fatta di 20 metri, questo è un segnale, devo dire. Però qua ci troviamo in una situazione grave da un punto di vista economico, di degrado. Praticamente abbiamo una immigrazione giovanile, abbiamo una situazione, abbiamo le discariche a cielo aperto ora, in tutti questa, gli angoli della città. Allora, siccome l'ho detto poco fa, guardando i dati di bilancio, la città di Caltagirone è commissariata dal Ministero dell'Interno per volontà del sindaco Bonanno, è commissariata, e il commissario a Caltagirone è il capo ufficio ragioneria dottore Erba, che è lui che dà le indicazioni, perché il momento in cui io ero presente al consiglio comunale parlava e diceva che la TASI deve essere al massimo, questo è il regolamento, questo è l'aiuto, nessuno ha detto ma forse si può trovare una soluzione. Il comune di Alessandria, sì è vero, ha innalzato, ma è anche vero che ha creato le riduzioni, le barriere, si potevano creare. E poi non è detto che ogni volta che c'è una tassa, siccome siamo in dissesto, la dobbiamo portare al massimo. La legge parla chiaro, era la prima delibera di innalzamento, era la prima delibera che bisognava fare di innalzamento delle tasse, non tutte le tasse. Allora qua per tutto il quinquennio o addirittura... Ma quinquennio? Qua dal dissesto? No, addirittura si parte dal bilancio riequilibrato per quanto riguarda la tassazione. Ce li troveremo per 5 anni. Ancora? 5 anni ancora? Beh, quindi... Oltre questi quindi, due questo mezzo. È l'errore di base, perché è passato diciamo, il messaggio, siccome siamo in dissesto tutto quello che è tasse deve essere al massimo. No, non è così, è la prima delibera che bisognava portare al massimo, le altre bisognava anche lavorare, e lì ci voleva il segnale politico che non c'è stato.
Il sindaco Bonanno ha pensato soltanto a cambiare giunta, a fare accordi, contraccordi, a firmare il patto territoriale, a creare una, diciamo, un accordo con il sindaco di Mineo, di creare il lavoro, creare tutti i presupposti che poi vedremo, che poi parleremo anche di questo prossime volte, anche di questa situazione qua. Quindi, ma perché tutti i consiglieri che hanno votato la sfiducia al sindaco, quindi 18, perché non si dimettono tutti, così la giunta non decade? O hanno la mangiuglia pure quelli che votano contro l'amministrazione? No, non è così, c'è un po' di confusione. I consiglieri comunali, se si dovessero dimettere, vengono sostituiti dai primi non eletti, quindi non decade automaticamente la giunta. Quella è una legge nazionale. Se 16 consiglieri contemporaneamente si dimettessero, per una legge nazionale decadrebbe il sindaco. In Sicilia questa legge non funziona così, siamo sempre speciali noi, quindi neanche questa ipotesi. Volevo, per una questione anche di chiarezza, perché quando ho affermato che l'amministrazione ha il potere di definire barriere, di definire riduzione, non è qualcosa che ho inventato io. Basta leggere la normativa, il TUEL. Resta fermo il potere dell'ente in dissesto di deliberare secondo le competenze, le modalità, i termini ed i limiti stabiliti dalle disposizioni vigenti. Le maggiorazioni, le riduzioni, le graduazioni, le agevolazioni previste per le imposte e tassi di cui a comma 1 e 3, che era il discorso dell'innalzamento delle tasse al massimo. Quindi, ma ripeto, questo io ho portato l'esempio del comune di Alessandria, che l'ha fatto, è il primo comune in dissesto d'Italia, è l'esempio per tutti i comuni d'Italia, eppure là non solo hanno creato le riduzioni, perché hanno dato un messaggio politico, anche si sono ridotti anche le spettanze, i gettoni, hanno dato anche questo messaggio. A Caltagirone noi abbiamo la giunta, il sindaco che normalmente risulta l'indennità dovuta di funzione, gettone, eccetera, eccetera, senza dare un segnale politico. Potevano anche diminuirlo per il primo anno, per il secondo anno del 50%, per dire sì, cittadini, tutti insieme diamo una mano, abbiamo aumentato le tasse per tutti, anche noi, assolutamente. Anzi, ti dirò una cosa che mi tocca anche personalmente, che in questi giorni che hanno pagato gli stipendi comunali, sono arrivati circa 3 milioni. In questi 3 milioni mi hanno detto, perché questa è fonte privata, quindi non è ufficiale, quindi non è una cosa ufficiale da confermare, che si sono pagate anche, diciamo, le spettanze dovute di la giunta. Sono lavoratori pure loro, dai. Bene, ci sono delle aziende che l'hanno accontentato col contentino, e l'azienda che rappresento io, la CST, che ha una sentenza di un giudice per il pagamento del dovuto, non è stata pagata, né con il rischio che lunedì noi andremo a fare il pignoramento, ecco, questo, e costerà per 3 volte all'amministrazione. Ma tu perché lo stai annunciando questo? No, non stai annunciando, no, lo faremo, perché c'è il tempo scaduto. Ma non devi annunciarlo, no, devi farlo. No, questo lo, ma figurati, sono, figurati. Cioè, siamo tanto al paradosso, ormai. Addirittura ormai qua si pensa al pagamento delle spettanze personali, cioè, e poi magari volutamente non si paga un giusto riconoscimento con sentenza di un giudice quanto dovuto alla CST. Ecco. Ma questo poi ne parleremo magari dopo. Di se questa vuoi situazione. Renderla pubblica, sta la cosa renderemo pubblica, la renderemo, perché non è che io sono qui, parliamo delle attività, ma non è che non stiamo soffrendo noi come piscina. Certo. Ce ne stiamo subendo di tutti i colori, ci stanno portando alla esasperazione. Io non voglio qua parlare della piscina, l'ho detto sempre, ma mi verrebbe voglia di parlare tantissimo di piscina. Lo faremo, perché stiamo subendo tanto. E l'ultima è questa di qua. Cioè, loro si sono pagate le spettanze, hanno pagato qualche azienda, e noi, addirittura con una sentenza, volutamente non veniamo pagati. Questa è la verità. Cioè, se c'è una sentenza, praticamente si può procedere diversamente. Ma, sì, no, ma chi pagherà poi? Chi pagherà? La città, i cittadini. Perché nel momento in cui si farà il procedimento per il pignoramento,
si pagherà somme, interessi legali, certo, che arriveranno alle stelle, arriveranno alle stelle. E questa è la volontà del nostro sindaco. Dici che stanno arrivando, ho sentito che qualcuno ha detto stanno arrivando 15 milioni di euro. Ma questi sono per pagare i debiti della pubblica amministrazione che stanno arrivando, è lo Stato. Cioè, poi non lo so, qua la normativa noi la vediamo poi come la vogliamo noi, no? Siccome la normativa ci dice noi di sesto non possiamo fare mutui, non possiamo fare mutui se non previsti dallo Stato, eccetera, eccetera. Poi magari per pagare i debiti facciamo i mutui, cioè poi questa cosa qua è anche da che poi magari mi informerò da un esperto. No, ma c'è stato un assessore alle finanze, mi pare che abbia detto, ma, che ora ma per ma colmare, ma per colmare tutto il deficit del Comune di Caltagirone faranno un mutuo con la Cassa Depositi e Prestiti di 25 milioni, così. Ma questo, cioè, ma voglio dire, no, ma questo, se un comune dissestato come lo fa? No, no, i 25, sì, praticamente, siccome la normativa prevede che si può accedere al mutuo, 25, e noi facciamo mutuo, certo. Stiamo facendo mutuo per pagare i debiti precedenti al 2011, mutui per pagare i debiti 2012-2013, ma insomma, se tu mi presenti un bilancio riequilibrato, no, al 2013, non significa che tu dovresti essere già in regola per pagare il tutto. No, ma ritorniamo al discorso del bilancio, della rigidità delle entrate. Noi stiamo creando dei buchi che pagheremo nel 2014, 15, 16, perché se non abbiamo intaccato nelle spese, perché qua risulta, se nel momento in cui non abbiamo intaccato le spese correnti, noi avremo sempre problemi. E attenzione, oggi si lavora in dodicesimi, attingendo i dodicesimi dal bilancio 2011. Il bilancio 2011 comprendeva tra le entrate, vi porto un esempio che ieri ho sentito alla RAI nazionale, il comune di Siracusa nel 2011 aveva rimesso dallo Stato per 35 milioni di euro, il comune di Siracusa, nel 2014 quei 35 milioni, 25 o 35, sono ridotti a 5 milioni, sì. 5 milioni, quindi rapportate col comune di Caltagirone, che ne poteva pigliare, non so quanto fossero, sì, le cifre. Io c'ho i dati, si no, può sapere nel 2011 quando erano gli introiti, le rimesse dello Stato. Abbiamo tutto, siamo organizzati qua. Cioè, se il comune di Siracusa nel 2011 lo Stato gli rimetteva 35 milioni e nel 2014 invece li ha ridotti a 5 milioni, sono stati meno 30 milioni nel giro di 2 anni e mezzo. Il comune di Caltagirone avrà avuto la stessa riduzione. Per esempio, pigliava 15, ora è chiaro che piglierà 3 o 4. Siccome poi ha violato pure il patto di stabilità, ormai decretato, sancito, per circa 2 milioni di euro, pare che l'ultima cifra sia questa, è chiaro che anche questa cifra sarà ridotta, perché questa, la violazione del patto di stabilità, comporta anche questa. Cioè, nonostante il comune di Caltagirone oggi 2014 continua a lavorare con i dodicesimi del 2011, anno dissestato, questa è la realtà. Andrea, hai trovato questo? Comunque siamo nell'ordine di 21 milioni, però onestamente 21 milioni nel 2011, sì, 2011, poi siamo scesi a 8 e poi a 5, cioè, e quindi, voglio sì, dire, sì. Ecco, no, questa è la va a scendere, cioè, nonostante la spesa si attinge ai dodicesimi del 2011. Questo dà la cifra, questo dà l'idea di come e come siamo messi, seppur gestiti da un dottore commercialista, qual è il sindaco, questa è la realtà. No, a me quello che mi dispiace, voglio sottolineare, che un amministratore responsabile deve amministrare come un buon padre di famiglia, con il buon senso. Cioè, noi ci troviamo in una situazione seria, grave, ripeto, di degrado, di disagio economico, famiglie che non hanno perso il lavoro. E le aspettanze degli amministratori restano tutti gli stessi. Ma non solo, cioè, si dà spazio al tecnicismo, per non si dire, siccome io non voglio sbagliare, voglio dimostrare che ce l'ho fatta a riequilibrare il bilancio, qualsiasi cosa venga fatta e venga scelta dal dirigente, per me va bene, non va bene per i cittadini da un punto di vista. Noi abbiamo eletto Bonanno, chi ha votato Bonanno l'ha eletto per quel programma elettorale che aveva presentato, io qualche giorno ti farò sentire quello che lui ha presentato. Siamo nella fantasilandia assoluta.
Ma non lo so, guardate, uno che sente lui in quel periodo e ora, veramente, non a scritta, non a scritta di 20 metri, ci vorrebbe altro. Riduzione, differenziata, turismo, tassazione al mimo, bilancio, riassetto del bilancio. Qua ci ha portato tassazione al massimo. Ma non perché dovevamo coprire, secondo lui, il dissesto, ma per coprire il buco che lui ha fatto nel Queste 2012. tassazioni sono Questa è la solo verità. le tassazioni che sono oggi a pagare per i cittadini, servono soltanto a riequilibrare il bilancio 2012-2013. 2012-2014. Non solo, Assolutamente. ha creato rigidità nelle entrate e rigidità di spese, che è un indicatore finanziario, di spesa, perché ci troveremo noi mutui e personale a costo fisso. Lui, invece di incidere sulle spese, ha aumentato semplicemente con la scusa, siccome è dissesto, portiamo al massimo. Ripeto, non è così, non è così. Questa è una fantasia, è un Lo so. messaggio che ci hanno mandato, Guarda, cioè. l'ultima cifra della professionalità del sindaco di Caltagirone sta in questi termini. Circa un mese fa c'è stata una determina sindacale, credo, scusatemi se sbaglio la terminologia, comunque una scelta del sindaco di pagare una mensilità a due cooperative, Arcoiris mi pare Azzurra, sì, fu riportato anche sulla Sicilia. Due mensilità, quindi il comune paga una mensilità ai dipendenti di due cooperative per superare ostacoli. Fatto probabilmente in buona fede, ma tecnicamente non si può fare, abbiamo avuto modo di dire quando abbiamo saputo questa vicenda. L'altro ieri ho saputo che i dipendenti di queste due cooperative si sono incatenati. Hanno manifestato dentro il comune. Perché? Perché c'è questa direttiva del sindaco, ma questa direttiva non è stata attuata, non è stata messa in atto dalla ragioneria. E il motivo qual è? Il motivo è che la ragioneria, giustamente devo dire a questo punto, si è posto il problema della legalità. Può un comune pagare uno stipendio di cooperative con cui ha dei rapporti, bypassando quella che è la trafila legale? Ecco, là si è bloccato il tutto. Devo dire che condivido l'azione della ragioneria, perché non si può fare, perché non si può liquidare. Che ne abbia scritto o determinato il sindaco, non si può fare tecnicamente, è una violazione di legge. Questo l'abbiamo detto un mese fa, questo credo che oggi ancora è ribadito e ci dà ragione. Il fatto che la ragioneria, i responsabili della ragioneria, quindi credo il ragioniere generale, in primis, non ha voluto firmare questi mandati di pagamento. Però il sindaco, dottore commercialista, ha dato la direttiva alla ragioneria di liquidarle. Quindi questa conflittualità sta emergendo anche dentro la burocrazia del comune di Caltagirone. Poteva essere un modo, come è una captatio benevolentia da parte del sindaco, quello io l'ho fatto. Poi la ragioneria che non vuole pagare. Ma guarda quanto è intelligente e quanto è furbo il nostro sindaco. Lui l'ha fatto e davanti ai lavoratori può dire che lui l'ha fatta. Ma siccome la responsabilità legale è della ragioneria, del ragioniere generale, seppur che si chiama dottor Pino Erba, è sempre lui il responsabile. È ovvio che non possono pagarle. Ecco che cosa sta succedendo. Però il sindaco Buonanno ha fatto la direttiva sindacale. Quindi davanti ai dipendenti o davanti ai consiglieri comunali che hanno sollecitato questo provvedimento, lui può sempre dire: ma io l'ho fatto, io la mia parte l'ho fatta, è la ragioneria che non vuole pagare. Stavo usando un termine pesante. Vabbè, fermiamola qua. Andrea, possiamo chiudere o vuoi No, aggiungere qualcos'altro? volevo
qualcosina Chiudi, subito però. Ricapitolare il subito c'è Massimo Porta che dobbiamo ricapitolare il discorso che sì. La TASI è al 2,5 per mille. Certo. Servirà come da delibera del Consiglio, lo ricordo ai cittadini, strade, manutenzione e pubblico illuminazione. Andrea, non ci vediamo per il fondello, dai. No, dico, i cittadini devono essere consapevoli che quelli che andranno ma figurati. La somma che andranno a pagare servirà, quindi significa che dal 17 ottobre noi dovremmo teoricamente dovremmo avere tutto pulito, sì. Le strade funzionanti, senza buche e manutenzione. E la stessa identica cosa con la raccolta dei rifiuti. Allora, abbiamo discariche a cielo aperto. Abbiamo discariche a cielo aperto infatti, in tutti gli angoli della città, dentro la città di Caltagirone. Non voglio questa è la realtà. Io mi sono passato, ho trascorso 4-5 giorni a leggere il bilancio, a calcolare tutti gli indici finanziari. Non voglio fare tutto l'elenco, assolutamente. Ma se dagli indici si capisce qual è la velocità di riscossione, qual è praticamente l'incidenza delle tasse, qual è la spesa, qual è la rigidità strutturale, si capisce tutto dal bilancio. E guardate che i parametri, allora a questo punto do ragione, che sono degli esperti, quindi non è che io non sono nessuno, sono un cittadino ribelle che ha sfiduciato il sindaco. I revisori dei conti che hanno dato parere negativo su tutti, su tutto. E questo è un segnale. Certo. Non sono io che lo dico, sono i revisori, i precedenti revisori, adesso vedremo. Quelli che sono decaduti per legge. Noi, per dare un dato, così anche per... Veloce, Andrea. Veloce, chiudiamo con la solita foto virale. Ah, c'è sì, una predisposto? Ne ho portato una così, visto che siamo in argomento. Spese pro capite, a noi le spese correnti, è 887 euro a testa per 39.150 abitanti. Le entrate, noi contribuiamo per le entrate pro capite, ogni cittadino, che io l'ho fatto su 39.150, ma in realtà siamo ora di meno, 38.500, contribuiamo a testa per 627 euro, anche l'ultimo che è nato da pochi giorni già ha sulle spalle 627 euro. Abbiamo anche il rapporto personale e abitanti 1 su 144 abitanti, il limite dovrebbe essere addirittura 122, poi lì non voglio entrare perché ho verificato anche i centri di spesa. Se mi permetti, volevo parlare di un particolare spesa che io qua attraverso la TV, attraverso questi microfoni o anche durante il mio intervento al Consiglio Comunale straordinario ho specificato, ma nessuno ci credeva. Bene, io dal bilancio sono andato a verificare il costo della gestione dello stadio comunale. Costa 150.000 euro. Che cosa? La gestione dello stadio comunale. Il costo. Dello Stato? Stadio comunale. Stadio comunale, Gesilau Greco. A Gesilau, il costo. In che senso costa? Il costo. Ma sei chiuso? Spesa. 150.000 euro. E a noi ci hanno massacrato. Per un contratto firmato di 100.000 euro più IVA ci hanno massacrato come se dovevano risolvere i problemi della città. Era quello il problema della città, il contratto della piscina. 100.000 euro, ho dimostrato che il contratto, il costo della piscina che dà lavoro a 11 più altri 8 collaboratori, a 20 persone, dà lavoro a 20 persone, che queste persone con il reddito contribuiscono anche alla tassazione locale, per dirti che tutte queste voci che sono passate in città dove noi abusavamo di 100.000 euro, che questo non era. Noi parliamo dopo. Parliamo la foto virale, io ho finito. La foto cos'è virale. Questa foto? A proposito del sindaco ma... Bonanno. Ma via Bonanno esiste veramente? Esiste la via Bonanno. Cos'è strada dissestata senza uscita? È una vignetta di Fide Raulo, che è il genio delle vignette, devo dire, che riassume, con questa vignetta riassume il mio pensiero, riassume tutto ciò che praticamente si è detto. Via Bonanno, strada dissestata senza uscita. O possiamo dire Bonanno vai via, non lo so, o via Bonanno. Ai cittadini libertà di leggerla come questa via come volete voi, o via Bonanno o Bonanno via, questo poi libertà dei cittadini. C'è messaggio? Arriva un messaggio, ma non vuole, è un po' pesantuccio, ma una pedata nel sedere a questo carico cittadini, vogliamo dargliela?
perché ha veramente rotto i cosiddetti. Vabbè, sentire comune, però se la città non, allora non ci saranno pietà. Se la città non reagisce. Ma saremo presenti qua come comitato, noi saremo sempre qua, farò le pulci e adesso entrerò nel merito di tutti i servizi, dell'analisi, dei costi, della politica. Non lo lascerò io, perché è quello che sta creando i danni a questa città, ancora il cittadino, forse non avendo magari, si sta rassegnando, si è rassegnato, non reagisce. Ma non lo so, io a questo... Basta, no, la gente basta, c'è un basta, comune sentire, no, una presa di coscienza ormai. Cioè, la gente sta pagando il massimo, non sta lavorando, una città sporca, una città abbandonata. Un'amministrazione che fa soltanto presenza e inaugurazione e basta, altro non fa. Si è notato praticamente, la fascia sta presente sempre nelle cose più di secondaria importanza. Sì. Diciamo. Poi quando parliamo di bilancio, le risposte, gli chiarimenti, le scelte politiche, delle responsabilità, tagliare le spese, tutto... no, quello assolutamente. Chiudiamo questo spazio e mi sento ancora una volta di dire al sindaco Nicola Bonanno che se vuole siamo qui ad aspettarlo. Siamo qui ad aspettarlo, se si vuole confrontare, se ci vuole convincere della bontà della sua azione, perché probabilmente ogni tanto bisognerebbe chiedersi: ma stiamo sbagliando o forse qualcuno sta azzeccando meglio di noi? Noi questo invito al sindaco Bonanno lo ribadiamo, ecco, siamo qua, non si dica che non gli abbiamo dato l'opportunità, la possibilità. Con noi però si confronta, non può fare monologhi, questi li faccia fare ai suoi, no? D'altra parte qualcosa devono pur fare quegli altri sei, diciamo, ecco. Noi interloquiamo solo con lui, ma d'altra parte lui è responsabile, lui è stato eletto dalla città, gli altri, il contorno, sono là. Per strategie, sei mesi e vie, in un anno e mezzo, in due anni sono stati 18 i cosiddetti assessori che sono transitati, quindi non hanno una valenza di rappresentanza assolutissimamente, è come se fossero una specie di consulenti che ci costano pesantemente. Ecco, quindi noi vorremmo sentire quello che è stato eletto dalla città. Lo ribadiamo ancora, sappiamo che probabilmente casca nel vuoto anche questo, ma ripeto, perché probabilmente, no, certamente, non ha capacità di sostenere le sue azioni e, nel senso più volgare, ha paura di confrontarsi anche col più cretino e ignorante che posso essere io, naturalmente. O anche Andrea Mezzogiorno. Ti rubo un minuto, posso rubarti? Sì, ma velocissimo. No, io ho parlato dell'IMO, ho parlato della TASI, ma l'amministrazione non si è fermata soltanto a queste imposte, ma anche... all'aumento dei canoni, all'aumento della, per quanto riguarda la tassa per l'occupazione di spazi di aree pubbliche, tassa per la pubblicità, i vari canoni, proventi patrimoniali e tutta una serie, cioè tutto, cioè non è che stiamo parlando TASI, IMO, ma tutto, anche i commercianti hanno subito, i commercianti non parliamo, i commercianti hanno subito una batosta tra TASI, suolo pubblico, IMO, eccetera, eccetera, non lo so. Guarda, non mi vorrei trovare nei panni dei commercianti. Andrea, d'accordo, grazie per quello che fai, grazie dello sforzo che metti per cercare di fare opera di persuasione e di condivisione da parte di tutta la città. Non faccio il prete, naturalmente, no? Voglio dire, questo si sta impegnando socialmente per cercare di informare una voce diversa. Non fa parte degli apparati, non fa parte delle redazioni, viene qui il giovedì sera dopo aver studiato opportunamente per una settimana tra una poppata e l'altra. No, poppata no, tra giochini, va bene, quello che con la mia figlia. Con la figlietta piccolina. Sì. Va bene, Andrea, grazie, ci vediamo la prossima settimana. Grazie a te. Tutti. Grazie. Pausa pubblicitaria e passiamo subito dopo al punto di vista con Massimo Porta. State con noi.